Benvenuti al GCN Italia Racing Show. Oggi parleremo di tantissime cose, a partire dagli europei su strada femminili, il Giro di Danimarca vinto da Christophe Laporte, ovviamente anche tutte le altre gare, compresa la Vuelta che è appena iniziata. Via con la puntata. Anche per la prova femminile dei campionati europei su strada era previsto un arrivo in volata a Monaco, nel stesso arrivo degli uomini. Noi avevamo dalla nostra la campionessa del mondo Elisa Balsamo, ma abbiamo avuto anche una squadra veramente eccezionale che è riuscita a tenere davanti Elisa, tirare la volata e controllare benissimo la corsa. Lo dimostra anche il terzo posto di Rachele Barbieri. La vittoria è andata a Lorena Vibes veramente per poco, e Lorena con questa vittoria conferma di essere la velocista più forte al mondo. Tantissimi successi per lei, compresa anche la prima tappa al Tour de France di Champs-Élysées, quindi veramente una stagione eccezionale per la velocista olandese. Venendo noi italiane, Elisa Balsamo ovviamente grandissimo risultato che ci attendavamo. Quello che sta facendo invece Rachele Barbieri è veramente eccezionale, sta avendo la sua migliore stagione da sempre, ne abbiamo ingiustamente parlato poco fino a questo momento e ora voglio rimediare. Per lei soltanto due vittorie in questa stagione su strada, ma ha tenuto tantissimi piazzamenti, due quarti posti al Tour de France, giusto per dirne alcuni, e non ha corso soltanto su strada e campionato europeo, ha corso anche in pista cogliendo ben tre medaglie, una d'argento con il quartetto, una d'oro con l'Omnium, veramente importante, forse la più importante di tutti i campionati su pista, e poi a sorpresa, ma non troppo, anche un oro nella Madison, la corsa americana, quella che si fa in due, in coppia con Silvia Zanardi. Pensate che queste due ragazze non avevano mai corso insieme in una prova in cui l'affiatamento è veramente importante. Quindi complimenti Rachele per questi bellissimi risultati, continua così che sta andando veramente forte. Rimanendo sempre in campo femminile, vi ricordo che questo sabato uscirà la Pro Bike di Lorena Vibes, quindi potrete vedere come è fatta la bici della neocampionessa europea. Passiamo ora al Giro di Danimarca, classica prova in concomitanza con la Vuelta a Spagna, una prova adatta a passisti, velocisti, gente a cui piace la pianura e il vento. È una prova che di solito si decide o con gli abboni in volata o con la cronometro individuale o a volte anche con i ventagli che comunque ci sono sempre, quindi conta rimanere davanti. Cronometro individuale, la seconda tappa vinta da Sheffield del Team Ineos, è arrivato terzo Christophe Laporte prendendo soltanto 6 secondi di ritardo. Christophe è un corridore che va veramente bene in cronometro, soprattutto corte, ma è anche molto molto veloce, un corridore poliedrico che in due tappe dopo, nella tappa vinta da Koji, è riuscito ad arrivare secondo, quindi prendendo 6 secondi di abbuono. A quel punto qui Sheffield e Laporte erano a pari tempo, con Sheffield davanti per aver vinto una tappa, quindi con miglior risultato. Si giocavano tutte nell'ultima tappa, quella arrivata a Vejle, su un arrivo in leggera salita. Sheffield ha provato in tutti i modi a staccare Laporte, facendo lavorare tantissimo la sua squadra. Soren Krag Andersen del team DSM ha provato a anticipare la volata, partendo un po' lungo. Sheffield gli ha tirato una spallata per cercare di trovare il posto e partire, ma Laporte in controllo pieno ha superato tutti e ha vinto la tappa finale. In questo modo, con gli abboni, ha vinto anche la classifica generale del Giro di Danimarca. Le altre tre tappe del Giro di Danimarca si sono concluse in volata, a volte anche a ranghi un po' ristretti per via del percorso molto nervoso. Due sono state vinte da Olaf Koji, sempre corridore del team Jumbo-Visma, un corridore molto giovane, molto veloce. L'altra è stata vinta da Jasper Philipsen, corridore che si è messo in luce veramente bene al Tour de France e sta continuando a raccogliere successi. Oggi è la Vuelta a Spagna, è giorno di riposo. La prima tappa, una bellissima cronometro a squadre di circa 20 km, è stata dominata dal team Jumbo-Visma. Ricordiamo che al suo interno c'era un certo Roglic, Rohan Dennis e Affini, quindi hanno tirato veramente, veramente forte nei lunghi rettilinei olandesi. Al secondo posto un team Ineos senza punte eccezionali, se non forse Ethan Hayter, che è veramente forte in questa disciplina, è riuscito proprio con il gioco di squadra a tenere un ritmo veramente alto, a chiudere in seconda posizione. Davanti ai forse favoriti, o perlomeno favoriti per la seconda posizione, Quickstep, che con Remco e Venepoel hanno tirato veramente a fondo, anche a Cavagna, ma si sono dovuti accontentare del terzo posto per meno di un secondo rispetto al team Ineos. Poi due volate di gruppo, entrambe vinte da Sam Bennett del team Bora, che torna veramente ai suoi livelli dopo tanto tempo di assenza. Oggi giorno di riposo, lunedì, e domani si comincia con la Vuelta in Spagna, con un arrivo subito adatto a scalatori o attaccanti tipo Alaphilippe. Vedremo subito cosa succederà in classifica generale. Una cosa curiosa che abbiamo visto la Vuelta in queste prime tre tappe è il cambio della maglia di leader della classifica generale per ogni tappa. Perché? Perché la classifica squadre, fatta il primo giorno, fa la classifica ovviamente a tempo, ma col tempo della maglia di leader ci sono tutti i corridori della Jumbo arrivati con lo stesso tempo. La maglia l'ha presa Gesink perché è il primo a aver taggato il traguardo, poi il giorno successivo Tönnissen è arrivato quarto, quindi il migliore di questo team a pari tempo con Gesink si guarda l'ultimo risultato utile e quindi Tönnissen ha preso la maglia. Stessa cosa è successa nella terza tappa con Affini, che è stato il primo dei team Jumbo-Visma, tutti gli altri sempre a pari tempo, ma avendo fatto l'ultimo risultato migliore
Affini prende la maglia e quindi ripartiremo dalla Spagna con Affini in maglia di leader della classifica generale. La Bora deve essere veramente contenta di come stanno andando i suoi ragazzi in questi giorni, perché oltre alle due tappe alla Vuelta sono riusciti a vincere un'altra corsa World Tour, la Bremen Classic, la corsa di un giorno tedesca. Ha vinto Marco Haller, al secondo posto, ancora secondo, Wout van Aert, che corre per la prima volta quest'anno con la maglia della Jumbo normale. Prima correva con la maglia di campione nazionale, poi ha messo maglia gialla, maglia verde, insomma prima volta che corre con la maglia gialla in questa stagione. E al terzo posto Quintin Hermans. Nello stesso giorno si è corsa anche la Yoam Museo Classic, vinta da Arnaud Dely, un giovanissimo velocista che sta veramente dominando queste corse di secondo livello, chiamiamole così, ma che promette veramente bene per il futuro. E in campo femminile si è corsa anche la Merckxen Classic, vinta dall'italiana Eleonora Camilla Gasperini, davanti alla Jastrab e al terzo posto Silvia Persico. Si è concluso anche il Tour du Limousin, una corsa a tappe di 4 giorni. La prima tappa è andata a Julien Simon davanti a Trentin, seconda tappa che ha dettato poi la classifica generale ad Aramburo del team Movistar, terza tappa a Diego Lissi, quarta tappa a Vincenzo Albanese, ma la classifica generale è andata appunto ad Aramburo davanti a Ulissi e un ottimo Greg Van Avermaet che si conferma ancora a buoni livelli. In questi giorni non si sta correndo soltanto la Vuelta a Spagna, ma si sta correndo anche il Tour dell'Avenir, una corsa importantissima per Under 23. Di solito chi vince questa corsa è il corridore del futuro per le corse a tappe, ne sono usciti tantissimi campioni. Al momento sono svolte soltanto 3 tappe, pianeggianti per lo più, quindi la classifica non ha subito grossi cambiamenti. Le ultime 3 tappe però saranno sulle Alpi e saranno visibili le ultime 2 in diretta anche su GCN Plus il 27 e il 28 agosto. Ovviamente su GCN Plus potete vedere anche la Vuelta a Spagna che finirà l'11 agosto. Inoltre il 27 c'è il GP Lorient e il 28 la Bretagne Classic, quindi è sempre un ottimo momento per essere iscritti a GCN Plus e vedere tutte queste corse. Siamo arrivati alla conclusione anche di questo 104esimo Racing Show. Se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale Racing e al canale principale per non perdere i prossimi contenuti. Ciao!